Ben arrivati e bentornati sul canale. Un po' di chiacchiere, di unboxing, di shopping. Lo sapete, chiacchiere random, ragazze, chiacchiere random su cose. Quindi mandiamo la sigla perché poi inizio delle cose da farvi vedere che ho comperato. Ho preso dei sandaletti per la vacanza che sto per fare. Insomma, vi racconto anche magari del beauty. Cose, ragazze, cose. Quindi ragazze e ragazzi, perché c'è sempre anche qualche ragazzo che mi segue. Se sei un maschietto, commenta, facci sapere chi sei, come mai sei qua, a cosa sei interessato. Ma noi mandiamo la sigla e ci vediamo dopo. Allora, ragazze, sono stata da Yves Rocher per iniziare. Perché avevo finito la mia acqua, non acqua, non è acqua, non è vero, il mio profumo, quello che amo in estate, che per me è profumo di vacanza, e mi hanno anche regalato dei campioncini, vi dico anche quanto ho speso, vedo appunto dei campioncini di crema, dei per il viso, dei campioncini di olio ricco, penso per il corpo, devo mettere gli Sì, è occhiali. un olio per i capelli, quindi magari appunto lo porterò perché mi può essere assolutamente utile. E poi appunto delle Hydra Vegetal, quindi creme per il viso, quindi utili perché partirò per 8 giorni in totale e vorrei portare quanto più possibile, ovviamente campioncini o comunque mini taglie. Però non volevo partire. Qua devo fare un appunto a Yves Rocher perché mi ha fatto l'olio secco per il corpo al Monoi in una bella confezione appunto di plastica così, però me l'ha fatto 125 ml, quindi io sarò costretta a portarmi una, vabbè, a travasarlo, ma l'avrei voluto anche portare così, però vabbè, lo metto in una boccettina più piccolina e va benissimo così ed è appunto l'olio secco per corpo e capelli al Monoi, ha un odore, cioè che mi sballa, mamma mia quanto è buono ragazzi, è stra mega buono. E io ci abbino sempre il profumo. Per fortuna il profumo è un 100 ml, quindi porterò assolutamente il profumo, che però è in vetro, quindi per il momento lo terrò proprio nella sua cosina di carta perché ho paura che si rompa. Ragazze, se volete un profumo al Monoi, alla fine gira che ti rigira, ne ho sentiti altri, eccetera, ma secondo me è imbattibile. La boccettina prima era leggermente diversa, si chiamava tipo Eau de Vainé, dovrei avercela ancora. Eccola qua, è leggermente cambiata, non so se si vede. Prima c'era scritto Eau de Vainé, Eau de Toilette, mentre adesso si chiama Monoi qualcosa. È scritto praticamente su questa, cioè marroncino su sfondo giallino, non si vede assolutamente. Vague de thé o de toilette, però è sempre lo stesso profumo ed è sempre da 125 ml, cioè la boccetta è identica, gli hanno soltanto diciamo cambiato la grafica, però è sempre la stessa identica cosa. E io penso che lo metterò qua perché appunto ho paura che si rompa. Questo invece lo trasferirò in questi giorni, devo procedere a, peraltro me lo voglio spruzzare perché cioè mi sa veramente di mega estate, quindi lo voglio addosso. Metterò appunto la vecchia boccetta a bondo. L'ho pagato 19,90 e dovrebbe essere in sconto perché costa di più. Sì, costa 22,95, quindi quasi 23 euro, ma l'ho pagato 19,90, mentre l'olio appunto secco costa 12,95, l'ho pagato 8 euro e rotti, insomma in totale ho speso 29,90 per tutte e due. Ho appunto già abbastanza pronti le sacchette con tutti i prodotti che voglio portare, perché praticamente cosa ho fatto? Nel tempo mi sono messa qua i vari appunto prodotti con insomma tutte le cose che voglio portare dietro.
tra cui devo trasferire questo qua che è il Monoide Tahiti, che è un siero per i capelli, cioè, che sono fissata col Monoi, del magnesio, zinco magnesio di Equilibra che voglio portare, e poi ho preparato anche le mie, i miei integratori appunto di, come si dice, di Food Spring, insomma, porterò tutte queste cose e anche una borsa di tela che cercherò di mettere in valigia per andare appunto in spiaggia e fare la spesa, che è appunto questa che mi aveva mandato Aven. Guardate com'è carina in tela così, non occupa praticamente spazio, quindi la poserò sulla... No! Che casino. Dicevo, la poserò sulla base dello zaino, ma qua ho iniziato a mettere tutte le mini taglie, campioncini eccetera che intendo portarmi. Credo che cambierò un po' di cose, perché per esempio avevo fatto, ragazze, della questo qua, avevo riempito con un sacco di mini size di profumini, però in realtà poi mi porto appunto quello di Grochet, perché sono entrata in fissa con noi, quindi eliminerò questo. E anche la Brazilian Crush, che è quest'acqua qua profumata di... Che buonissima anche questa, oddio, non lo so se... Non lo so se ce la faccio a non portarla, perché è veramente mega buona. Però forse la elimino e porto solo quella di Brochet. E insomma, niente, questo qua è uno. In realtà ne ho due, ogni passeggero ne può portare una, quindi insomma ne avremo una testa e andrà così, siamo in due, sì, siamo in due. Poi, che cosa? Ah, ecco, Equilibra mi ha mandato, quindi insomma vi farò vedere, ecco, votate se volete vedere la preparazione finale, alla fine che cosa davvero riesco a far stare in tutte e due le sacchettine di beauty, quindi devo portare due beauty trasparenti per 8 giorni, ragazze, io per 8 giorni ho bisogno di un sacco di roba, perché uso molti prodotti, quindi non ho bisogno di tanto prodotto per ogni prodotto, perché cercherò di portare il necessario per gli 8 giorni e non di più, ma ho bisogno di tanti prodotti. Per i capelli uso la maschera, il balsamo, lo shampoo, l'olio per le punte, che ne so, uso tante cose. Per il viso uso il contorno occhi, il tonico, il siero, la essence, la crema. Non riesco a rinunciare a tutte le cose. Per il corpo, idem, uso tante cose, bagnoschiuma, shampoo, tante cose, più trucchi, ciao, più profumini e acque profumate e cremine profumate che d'estate abbondano, solari dopo sole, troppa roba. Comunque, Equilibria mi ha mandato delle cosine appunto che utilizzerò proprio per fare il beauty, infatti i solari ancora non li ho inseriti. Mi ha mandato questo kit carinissimo, lo trovate anche nei negozi, oltre che, io vi lascio ovviamente di questi, cerco di lasciarvi il link perché credo si trovino anche su Amazon, altrimenti ci sono i negozi a Roma, a Torino e a Milano, i monomarca di Equilibra li trovate sul sito, a Milano in corso Buenos Aires per esempio, e se vi presentate là dando il mio nome Saidori vi fanno uno sconto, perché io lavoravo lì e quindi ho sempre uno sconto per tutte le mie follower, che è praticamente un trattamento d'eccezione che le ragazze del negozio fanno alle mie follower. Non vi dico esattamente quando, perché a seconda del periodo applicano diverse promo, però ci sono delle promo dedicate dando il codice Saidori, il mio nome insomma. Questo è un dopo sole, una protezione 50, una protezione 30, me li hanno mandati in questa bustina carinissima che credo metterò in valigia proprio per poter mettere appunto nella sacca del mare il cellulare e tutte quelle robe che magari vuoi che stiano impermeabili dentro, qua dentro insomma. Poi mi hanno mandato una full size di Dermogel multiattivo che porterò assolutamente in Sardegna, perché non posso assolutamente portarla in viaggio, però mi hanno mandato il Dermogel multiattivo 75 ml, quindi in caso di scottature eccetera ottimo, e quindi lo porterò così in mini size, mentre questo verrà in Sardegna, perché quando ci si scotta, mio fratello per esempio quando si era scottato spalmato, e poi mi hanno anche però inviato un crema corpo alle mandorle, anche questa la porterò come full size appunto in Sardegna, perché non la posso portare assolutamente in aereo, mentre in Sardegna vado in nave, e questo, questa linea qua, soprattutto appunto questa alle mandorle, è una di quelle che mi piace di più come profumazione, è ricchissima, e quindi come crema nel periodo in cui andate al mare è ottima. Poi mi hanno mandato un doccia sole rinfrescante, questo invece potrebbe assolutamente venire con me, perché
è appunto super indicato per l'estate. E poi mi hanno anche inviato i prodotti della linea alla rosa, ossia ho ricevuto l'acqua pura alla rosa, che presumo insomma si possa utilizzare tipo tonico. Manca all'invio la crema, però so che me la invieranno a breve, perché al momento il magazzino era out of stock perché sta andando a ruba. Le salviette micellari struccanti alla rosa ialuronica, non vedo l'ora di provarle perché dovrebbero essere super delicate. Poi l'acqua micellare detergente struccante, appunto sempre della linea alla rosa. Il siero, che praticamente si chiama rosa ialuronica siero viso, eccolo qua, super profumoso di rosa perché li ho sentiti e sono pazzeschi. La maschera rosa ialuronica maschera viso, questa l'ho già provata ed è stra buonissima. E per finire il contorno occhi. Queste sono un po' appunto le cose che ho ricevuto da Equilibra e proverò senz'altro. Credo che la linea alla rosa potrei provarla appunto al ritorno dalle vacanze, quando la pelle ha super bisogno di delicatezza, dolcezza, insomma dopo il sole. È un prodotto che mi ispira molto il rientro dalle vacanze. Poi vi faccio vedere dei prodotti che ho ricevuto da un brand che si chiama Face Theory, che mi ispira veramente tantissimo. Sono stati carini, mi hanno chiesto se volevo provare delle cose. Vi lascio ovviamente il loro link e tutti i riferimenti in info box anche di questo brand. È scritto appunto Face Theory, e mi hanno mandato il Baculuronic Moisturizer, che praticamente è un idratante molto ricco, quindi una crema idratante molto ricca, con bacuchiol, ialuronico e vitamina C. Quindi tre attivi pazzeschi. Vitamina C super appunto antiossidante, ialuronico lo sappiamo super idratante, e il bacuchiol, che è un antirughe potentissimo, che viene dato praticamente come un po' alternativa al retinolo, appunto come diciamo attivo che si può sostituire se non volete utilizzare il retinolo, ed è appunto questo qua, moisturizer appunto baculuronic. Hanno fatto praticamente la crasi tra bacuchiol e ialuronico, e però c'è anche la vitamina C. Mi sembra molto interessante come prodotto. Al momento non lo utilizzerò perché ho veramente delle cose già iniziate, un po' la mia skincare improntata per quest'estate, però veramente ottimo. Poi il bacuchiol mi sembra una cosa che a settembre potrebbe andare benissimo. Poi mi hanno mandato anche il Pore Bright N10 Serum, che è praticamente un siero alla niacinamide al 10% con acido azelaico, ed è appunto sottolineato che non è assolutamente comedogenico, ed è un diciamo prodotto che va a purificare bene la zona dei pori. L'ho preso perché in questa zona naso e mento tendo ad avere, mento meno, ma naso, pori dilatati sempre più evidenti, quindi praticamente la niacinamide è molto buona per questo tipo di problema, appunto dei pori dilatati e della pelle leggermente impura, e quindi ho pensato appunto che avrei potuto provarlo magari proprio per la zona T. È un siero che vorrei mettere esclusivamente nella zona T, eccolo qua. Poi ancora per finire l'ultimo prodotto che mi hanno mandato è un detergente, o meglio scelti io dal sito, ed è il Vitamin C Cream Cleanser, quindi un cleanser che appunto rimuove tutte le purità, pulisce il viso, alla vitamina C stabilizzata. Io quando vedo vitamina C non capisco più nulla, e l'ho voluto provare, mi sembra bello ciccione com'è. Guardate che bello, il pack dei prodotti è molto bello, sa molto di prodotto da farmacia, molto di prodotto con degli attivi molto interessanti, ed è appunto con questo barattolino. Dovrebbero essere in vetro, sì, sono in vetro i barattolini con il tappino, in questo caso in metallo, veramente molto molto piacevoli come pack. Non mi resta che provarli. Questo, la vitamina C, ripeto, non li apro perché ne ho veramente tanti di prodotti aperti. Infatti stavo pensando di farvi un video tipo che cosa c'è nel mio bagno in uso come detergenti, oli eccetera, che no, una marea, magari ve lo faccio vedere, lo inserisco magari in un vlog. E invece un altro video, ragazzi, che stavo pensando di farvi è la collezione di scarpe col tacco.
ecco perché in tantissimi mi avete detto: Silvia, le voglio vedere, le voglio vedere, le voglio vedere, perché no? Vi faccio vedere tutte le scarpe che ho comprato negli ultimi mesi, sono moltissime, non ne avevo più, le avevo date tutte. I video che avevo fatto di decluttering, in cui vi chiedevo delle opinioni su cosa tenere, cosa buttare, poi alla fine ha dato luogo al fatto che ho dato via tutto, perché non mi piaceva più nulla, non ho tenuto nulla, tranne due paia di décolleté. Un paio rosse e un paio nere, che erano molto recenti, prese da Bershka, tutte quante classicissime, con il tacco a spillo e un po' di punta, niente di esorbitante, come punta, una punta normale, però appunto non erano scarpe comunque estive, ma comunque scarpe tra virgolette invernali, primaverile, autunnale, la décolleté, insomma un po' a 365 giorni l'anno, anche quando non potete mettere il sandalo d'estate potete metterla la décolleté, però ecco, senz'altro io preferisco il sandalo d'estate, quindi ho dato il via, ho acquistato un sacco di roba. Vi faccio vedere per ultimo dei sandaletti che ho preso per portarli appunto in vacanza, perché ragazze sono andata a aprire i cassetti dei sandaletti che dovevo declutterare dopo aver fatto il decluttering delle scarpe col tacco, dovevo fare il decluttering delle scarpe basse, ragazzi ho dovuto buttare tutto. Erano vecchie, la maggior parte, quindi rovinate, e non volevo tenere scarpe rovinate. Quelle che non mi sembravano rovinate, ho iniziato ad utilizzarle, iniziando a utilizzarle, si sono praticamente spellate, perché in ecopelle, lo sapete, la pelle si sfilaccia, insomma, va via, si rovina. Ragion per cui le ho ricomprate. Queste qua le ho viste mentre passavo in corso Buenos Aires da Pitta Rosso, mi sono sembrate veramente molto carine, ne avevo adocchiato un altro paio da Prima Donna, molto belle, ma non c'era il mio numero e costavano anche un bel po' di più. Queste le ho pagate appunto con i saldi un 24 euro credo, più o meno 24-25 euro, sono molto carine, mi piace molto il dorato d'estate perché tipo in vacanza posso portarmi loro e abbinarle con tutto, che io sia vestita di marrone, di rosso, di giallo, di nero, il dorato va sempre bene, mentre il sandaletto nero, il sandaletto marrone legano sempre molto di più, il sandaletto bianco idem, con certi vestiti ci sta, con certi altri no, il dorato va bene con tutto, quindi mi posso veramente portare anche solo loro come sandaletti, ma ne porterò un altro paio che sono quelli che ho preso nelle bancarelle col pompon, non so se li avete visti, li ho pagati tipo 7 euro. Questi qua sanno proprio ragazze di mega super vacanza, quindi mi porterò loro e mi porterò quelli dorati. Avrò praticamente queste due paia di sandaletti, questi super mega colorati che vanno bene con gli shorts appunto di jeans, sanno veramente di super estate e poi occupano veramente pochissimo spazio, perché guardate, cioè messi così in valigia. Poi porterò queste, porterò un paio di scarpe col tacco e partirò con le scarpe da ginnastica ai piedi. Basta, ho risolto, direi che per 8 giorni. Ah no, ovviamente le ciabattine per andare in spiaggia, frotterò le ciabattine della Nike, basta, non mi serve altro. E questo quindi è diciamo il mio kit scarpe. Vi faccio vedere anche degli abitini che ho ricevuto da YesStyle, ragazze. Questa volta ho cannato abbastanza, perché due su 4 non mi stanno bene. Allora, questo mi piaceva tantissimo, ma ragazze hanno completamente sbagliato la posizione delle coppe, cioè hanno messo praticamente le coppe, è molto carino come vestitino, ma le coppe più su e le mie tette sono più giù, cioè no, io non ho le tette che sono scese, lì erano e lì sono rimaste, ma praticamente non so dirvi per quale motivo hanno fatto le coppe fuori sede. Adesso ve lo faccio vedere se riesco. Allora, non so se lo vedete, vedete che qua c'è il bordo delle coppe, ma il mio seno è qua, cioè il mio seno è qua e il bordo della coppa è qua, cioè è proprio fatto male questo vestito, per quanto io possa anche allungare le bretelle, cioè alle coppe proprio fatte male. Anche se levo la questione della coppa qua, è proprio il vestitino fatto male, cioè non posso utilizzarlo, e sì che è un colore che mi piace da impazzire, però mi sta male, è tagliato male e quindi niente, non lo posso mettere, è bocciato. Vestitino invece meraviglioso in maglina di così cotone grigio semplicissimo, lungo fino ai piedi, ragazzi questo è bellissimo, a parte che è proprio della mia taglia precisa e perfetta, vedete, è fatto così, super aderente, è lungo appunto fino a sotto la caviglia e ha praticamente uno spacco
vedete, finale così. Questo è perfetto, per cui se lo volete prendere, a parte che è morbido, questo verrà assolutamente in vacanza, perché è uno di quei vestitini che occupa zero spazio in valigia, cioè riesco praticamente a portarmi tanti vestitini, perché d'estate sono tutti super piccoli. Per esempio anche questo che avevo preso da Shein, che mi piace da impazzire, lo porterò, è veramente carino. Questo ve l'avevo fatto vedere nella haul di Shein dei vestitini e viene assolutamente con me. Poi un altro carino, che però probabilmente quando l'ho preso non c'era ancora questo caldo fotonico. Poi è arrivato il caldo, tutte le volte non ragiono che poi questi vestiti, questo è proprio autunnale, però quando tornerò in autunno lo metterò, ve lo faccio vedere, è molto carino. Ne ho già parecchi di vestitini così, ma sono un genere di vestitino che io amo tantissimo. A me piacciono i vestitini così, li trovo molto carini, messi appunto con le All Star, con le Adidas Superstar. Però io d'estate non metto praticamente mai vestitini che abbiano la parte superiore così con la manica, quando appunto scoppia il caldo pazzesco, perché voglio vestitini con le bretelle, sennò soffoco. Però come vedete questo è praticamente un vestitino a, come dire, a t-shirt, che ha questo, no, l'ho messo al contrario, aspettate, ok, ce l'ho fatta, vedete, è un vestitino fatto a t-shirt molto carino, che ha questo gioco che ho anche in altri vestitini, di avere questo movimento qua che si chiude qua con questo nodo, vedete, voi lo mettete sopra, fate questo nodo così e risulta chiuso così, e la cosa mi piace tantissimo. Aspettate che vedo un po' di abbassare, eccolo, lo vedete, ha praticamente questo gioco qua che si abbassa, cioè che si raggruppa, questo coso, non so come dirlo in altro modo, e mi piace davvero tantissimo, lo trovo super figo, veramente molto 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 carino. E niente, questo potrei anche portarlo in vacanza, magari per il viaggio, ecco, che in aereo magari potrebbe non esserci super caldo e potrebbe essere l'ideale, anche perché esco la mattina super presto, tipo alle 6, e poi in aeroporto c'è sempre, non so, quell'aria condizionata, insomma, che non è l'ideale, e magari anche per il viaggio di ritorno, insomma, è carino, si può fare. Altro acquisto che, ragazze, ho cannato completamente, non mi piace, ma non mi piace proprio come è fatto, me lo aspettavo diverso, forse me lo aspettavo di paillette, di perline, forse me lo aspettavo. Invece appunto ho queste frange, non so se si vede, un po' charleston, però non mi piace proprio il tessuto che hanno utilizzato sotto. Questo tessuto bianco che quando le frange si muovono si vede, non mi piace appunto come rende il vestito, a parte che mi sta leggermente grandino e io sono un po' piccolina e appunto non lo so, non è male questo qua, però vedete che sotto ha questo tessuto bianco e quando le frange si muovono si vede il vestitino bianco sotto. A me non piace, l'avrei voluto color argento, fosse stato color argento anche il sotto sarebbe stato carino, invece così non, onestamente non me lo vedo addosso, e quindi secondo me è un po' un no. Fatemi sapere che cosa ne pensate, però io onestamente lo boccio, lo vedo un po' too much, un po' da vecchia signora anziana balera, non lo so, quindi due li boccio, questi due, mentre quello nero con quello grigio sono troppo carini. Questo mi dispiace tantissimo perché mi piace da impazzire, ma come colore, ma non è proprio, non è roba, addosso sta male, e questo mi sento a disagio a metterlo, e quindi anche quello è un no. Basta, detto questo è tutto, le chiacchiere di oggi sono finite, io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, spero di avervene tenuto, vi lascio il link in info box, fatemi sapere se volete il video del beauty pronto, vi faccio lo svuoto e vi faccio vedere che cosa ho portato appunto per 8 giorni di vacanza, una marea di robe, penso che ci devo mettere ancora i trucchi, follia, diventerà gigantesco, e fatemi sapere se volete il video sulle scarpe, perché arriva e lo faccio molto volentieri. Detto questo vi mando un bacio, vi ringrazio di essere stati qua, se il video vi è piaciuto, se vi tengo compagnia, lasciate un supporto al canale, quindi iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like al video, ci vediamo domani con un nuovo contenuto, vi mando un bacio, ciao!